Libri di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Perfetto, buonasera amici e amiche, benvenuti a questa nona puntata di Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con AC Production e con la testata giornalistica Napoli News Magazine, come così da sempre. Stasera abbiamo degli ospiti molto importanti, ma io continuo con lo spottino iniziale. Potrete seguirci se il segnale ci aiuta, a causa maltempo mi pare che ci siano problemi sulla linea Facebook, e oppure chiamando al numero che apparirà in sovraimpressione, oppure sul canale 93 del digitale terrestre TLA e la rete. Questa sera abbiamo il piacere di avere in studio Alessandra Caldoro, direttivo cittadino di Fratelli d'Italia. Buonasera. Il dottor Antonio Ferrieri, presidente Confapi Napoli.
il dottor Roberto De Laurentiis, presidente antico Borgorefici, già stato nostro ospite. Buonasera. E il collega amico Alessandro Citarella, giornalista. Perfetto, noi, il tema della puntata, noi a sorpresa, perché non avvisiamo mai i nostri ospiti qual è il tema, anche se loro insistono, premono per sapere, non ci resta che piangere il tema della puntata, ma nel senso più ottimistico del tempo e del senso, diciamo, anche perché qualcuno ci dice, ma no, voi come trasmissione a volte siete molto pessimisti. No, noi siamo molto realisti, guardiamo in faccia alla realtà e diciamo le cose o cerchiamo di dirle così come stanno. Partiamo immediatamente da Roberto De Laurentiis, così come in ordine di telecamera. Antico consorzio Borgorefici, una storia lunga, nasce nel 2000, se la memoria non mi inganna. Da allora ad oggi, passi da gigante, cosa è cambiato? Allora, diciamo, da un punto di vista evolutivo è cambiato molto, perché abbiamo creato questa scuola che, detto tra virgolette, sporna molti artigiani che lavorano un po' in tutti i dati. Da un punto di vista di lavoro abbiamo lanciato molti lavori e la tradizione siamo riusciti a custodire. L'economia in questo momento purtroppo non gira, perché lo spread ha avuto tutte queste problematiche, ovviamente spread, questo sconosciuto, sì, tutti ne parlano, pochi ne parlano, però a un certo punto, se voi vedete, i preziosi sono saltati, la materia prima è saltata in un modo, e c'è proprio, ha influito moltissimo questo conflitto. Certo, ha influito anche questo, non molto, però ha influito, perché quando le azioni delle borse calano, crollano, tutti si buttano sui metalli preziosi, che hanno creato dei fondi di investimento in oro e in argento, che ovviamente è un bene, ancora tuttora è un bene rifugio. Da un punto di vista lavorativo lo posso dire, forse è una fortuna, perché non molti capiscono che pure un grammo d'oro, un grammo d'argento, un domani potrà essere sempre rivalutato rispetto all'elettronica, che molti ragazzi si buttano sull'elettronica, ma finisce là il rapporto, non tesaurizzano i loro risparmi. E ovviamente anche con le cerimonie, sto Covid, un po' di tutto ci ha un po' bloccato, però un leggero risveglio si vede, e speriamo che questa guerra non ci porti altri problemi, perché ovviamente se vengono a aumentare in una famiglia la fattura del gas, dell'energia elettrica, quel poco di risparmio che volevano anche investire nel nostro settore, che trattiamo bene per l'attuale, potrebbe avere dei problemi, una ricaduta negativa nel nostro settore. Sulle famiglie, perfetto. Presidente Ferrieri, una domandina facile. Noi, Confapi registra, questo è un dato Confapi nazionale, 23.000 cittadini abbandonano la Campania. Qual è la chiave di arresto per questa emorragia? E diciamo che per anni noi abbiamo pagato lo scotto che le istituzioni chiaramente ci hanno abbandonato. Di conseguenza le giovani emergenti, molti sono andati fuori. Io tengo l'esempio di mio figlio, che mio figlio, nonostante ciò, aveva un locale qui a Napoli, al Bomer in via Scarlata, un giorno ebbe una rapina, di conseguenza disse: babbo, io me ne vado da Napoli perché io voglio lavorare, però voglio vivere pure, chiaramente con i risparmi che io guadagno. E questo è stato il motivo principalmente da anni. Poi tu, insomma, se entriamo nella storia, il sud, insomma, è un fatto voluto. È la sorella di Stefano Caldoro. Io rispondo ogni tanto a qualche amico che ci scrive. La figlia di Tonino. Scusami, Presidente. No, non ti preoccupare. No, ti dico, se andiamo un po' indietro nella storia, è un fatto voluto, insomma, che hanno sempre voluto mantenerci un po'. Tu sei presidente di una grandissima associazione che dà un contributo enorme all'economia e allo sviluppo anche della Campania. Però lanciamo anche messaggi positivi, messaggi di speranza, voglio dire. No, sicuramente, ma tu figurati. Anche perché sei un imprenditore da generazioni, avrei potuto lasciare tutto. Io personalmente, io sono uno che guarda sempre positivamente la cosa, avrei potuto abbandonare tutto a Napoli, andare a Milano insieme a mio figlio, costruire, pur perché
lei è meno faticata rispetto a questo. Tu consideri, tu lo sai, io vivo in un quartiere dove purtroppo veramente stiamo sul fronte tutti i giorni. Però io amo Napoli, sono convinto che con gli anni sicuramente qualcosa cambierà, già qualcosa sta cambiando fortunatamente, ma principalmente pure nella mentalità dei napoletani hanno visto che comunque il turismo, principalmente le ricchezze che noi abbiamo, se noi gli diamo il giusto valore ci possono dare la possibilità di vivere. Uno su tutti l'esempio dei quartieri spagnoli che sì, si sono riconvertiti un pochino come fecero in Portogallo, a Lisbona circa 20 anni fa, oggi si chiama Barrio Alto, il quartiere che equivale proprio ai quartieri spagnoli napoletani, anche morfologicamente. Oggi sono uno dei punti di maggiore afflusso turistico. Presidente, torno da te fra un minuto. Alessandra Caldoro, noi stiamo parlando di economia, di politica e poi ci divertiamo anche con il collega Alessandro che è molto tagliente in tantissime cose. Io sorrido su questo. Alessandra Caldoro, freschi freschi da elezioni amministrative, uno dei partiti di governo è letteralmente sparito a livello nazionale, stiamo parlando di una forbice che va fra il 2 e il 4% nazionale, ha tenuto ancora un pochino qui in Campania, però diciamo che è una nave che cammina a vista senza comandanti, e parlo del governo centrale, ma anche il governo regionale e cittadino, delle lacune terribili. A lei. Beh. Il nome potrebbe essere cambiato da Movimento 5 Stelle a Movimento 5 Gatti, perché sono gatti. Sì, 5, perché così manteniamo il loro numero, però diciamo che oramai sono diventati veramente poco. Ovviamente quando una forza politica non è coerente, quando una forza politica dice delle cose e poi fa l'esatto contrario, quando una forza politica è così giustizialista, che è la cosa che io poi più rimprovero al Movimento 5 Stelle, erano arrivati dicendo che rivoltavano il Parlamento, hanno fatto le peggiori cose, l'occupazione del potere, lottizzazione. Giustizialisti sulla carta, perché poi nei fatti, sulla carta giustizialisti, perché poi nei fatti ci hanno tantissimi indagati. Sì, certo, e lo sono ovviamente, perché c'è sempre questa cosa che fa parte molto della sinistra, e anche del Movimento 5 Stelle, la doppia morale e il giustizialismo a convenienza, come il garantismo, sono garantisti quando conviene a loro e sono giustizialisti sempre quando conviene a loro. Fratelli d'Italia è andato molto bene a livello nazionale, a livello regionale abbiamo ancora parecchi problemi, i risultati non sono stati, perché poi bisogna dire le cose come sono andate, i risultati non sono stati dei migliori, ma qui c'è un'anomalia rispetto al resto dell'Italia, che qui abbiamo Vincenzo De Luca che controlla tutto. Io mi vorrei un attimo riallacciare a quello che veniva detto prima. Uno dei problemi più grandi che noi abbiamo dei nostri giovani, e soprattutto l'avremo nel futuro, è che la Campania è la regione in Europa che ha avuto per più tempo le scuole chiuse, e questo i nostri ragazzi lo pagheranno inevitabilmente, perché molti hanno abbandonato. Sì, infatti, per cui un'iniziativa l'abbandono scolastico altissimo, fu bocciata dal TAR. L'iniziativa del Presidente è stata, tra l'altro fu un ricorso presentato da noi, e sono state poi riaperte le scuole, però purtroppo lui ha ricorso al Consiglio di Stato e ha avuto ragione almeno su uno delle sentenze del TAR, ce ne sono più e noi stiamo aspettando, perché ce n'è una soprattutto che è importante, perché apre la strada ai risarcimenti, alle cause risarcitorie, quindi i cittadini della Campania dovranno essere risarciti. E quello che io dico, nel caso ovviamente la sentenza del TAR verrà confermata anche dal Consiglio di Stato, è che i cittadini della Campania dovranno essere risarciti automaticamente, perché la scuola è statale, è un servizio essenziale, senza contare poi tutti i danni formativi eccetera e quant'altro. È un diritto costituzionale certamente, ma comunque un servizio essenziale che è stato interrotto illegittimamente, ovviamente, se la sentenza del TAR verrà confermata dal Consiglio di Stato, dal Presidente della Regione, e quindi qualcuno dovrà pagare, e compreso Manfredi, che non ha detto una parola
sulla chiusura delle scuole. Poi andiamo su Manfredi. Volevo solo dire il fatto dei panni stesi, che poi ha ritrattato, ha detto no, non era bene, non lo volevo dire, vanno fermate, io l'ho detto ieri pubblicamente, le stese della camorra, non le stese dei panni, cioè qua credo che ci sono problemi molto come seri. Come avrebbe detto Massimo Troisi, sornamentali certamente. Perfetto, Alessandro Citarella. Alessandro, noi ti ho fatto intervenire per ultimo perché abbiamo sentito un attimino la situazione macroeconomica per quanto riguarda un settore specifico dell'economia regionale, poi l'intervento abbastanza caustico del presidente Ferrieri, che ci stanno delle paure, delle ansie in alcuni settori dell'imprenditoria ancora, e ultimo ma solo in ordine cronologico, l'aspetto politico, l'assenza, la grande assenza della politica, perché tu come me che frequenti anche i palazzi della politica nazionale sai benissimo che i decreti non si discutono più, i capigruppo e le commissioni hanno 10 minuti non a testa ma per tutta la commissione per stabilire se votare o meno un procedimento, e quindi si va avanti a colpi di fiducia. Che sta succedendo in questo paese? Ma io mi ricollego velocemente a una cosa che ho letto due giorni fa, che è una cosa secondo me di una gravità enorme. Allora, in Italia si tende da un po' di anni a fare la copia di quello che è peggio, del peggio che si fa altrove, negli altri paesi. Negli ultimi tempi proprio, negli ultimi due o tre anni, a furia di commissariamenti fatti con non politici ma con soggetti provenienti esclusivamente dal gota bancario, perché parliamo di Monti, parliamo di Prodi, parliamo di tutta gente che è stata stipendiata a livello di dirigenti internazionali da Goldman Sachs e soggetti similari, quando non da istituti bancari di livello mondiale, ce li ritroviamo qui. Questa situazione, entrando praticamente sia in Italia che in Europa, che cosa ha prodotto? Intanto in Italia ha prodotto una deculturizzazione politica completa nel Parlamento. Noi abbiamo gente che di politica non legge o non scrive. Le due cose assieme pare che non riescano a farle, perché veramente ci sono delle cose che poi sistematicamente i consigli di Stato e altre istanze similari, quando non la stessa Unione Europea, boccia, distrugge, toglie da mezzo, e poi vediamo invece entrare decreti, provvedimenti fatti a livello di Bruxelles. La cosa peggiore di tutte, come dicevo prima, diktat che partono sono proprio delle vere e proprie disposizioni. Io vi faccio solo un esempio, perché mi si sono letteralmente sbarrati gli occhi due giorni fa. È capitato questo a Bruxelles. Praticamente la Commissione dell'Unione Europea, cioè poche persone, hanno sostanzialmente deliberato che il nucleare e le centrali a gas devono entrare nel discorso dei finanziamenti dell'Unione Europea, perché servono alla transizione ecologica. Che cosa è accaduto nel Parlamento europeo? È accaduto che la maggioranza abbondante, oltre 300-320 persone che hanno votato contro attorno alle 200, sostanzialmente hanno bocciato in tronco questa cosa. Sono arrivati al muro contro muro, e che cosa è saltato fuori? Che molto prossimamente si riandrà al voto in Parlamento, e se il Parlamento europeo non voterà con almeno i due terzi larghi contro questa cosa, la Commissione dell'Unione Europea, cioè quelle poche persone, imporranno a un Parlamento intero la loro volontà contro il volere della maggioranza degli Stati europei, degli eletti. E in Italia mi pare che si stia andando in questa direzione, dando pochi minuti alle discussioni sui temi non ci sono più. Questo perché manca completamente oramai la visione della società. Io non ho mai ben capito quale sia la reale funzione istituzionale del Parlamento, la conosco benissimo quella là che ci viene narrata, però fra le righe da addetto ai lavori, ci sono anche stato a Bruxelles più di una volta, io non l'ho mai capita sta cosa, gente che parla di tutto, fa foto, giocano fra di loro e poi emettono, diramano delle leggi, delle imposizioni ai governi che cambiano la vita sociale di milioni di persone.
Io penso che la gente dovrebbe andare a vedere questa gente, che fa, chi sono e soprattutto cosa intendono per Parlamento. Un Parlamento mai votato, mai eletto, sono un gruppo di persone che vengono selezionate e scelte e decidono vita, morte e miracoli di popoli interi. Noi siamo sotto pubblicità, non vorrei fare arrabbiare i nostri sponsor, quindi pubblicità, ripartiamo da qui. Cuore di Sfogliatella, siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella, @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograf, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograf.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714.
Eccoci qua, ritornati in studio. Il bello della diretta è che noi chiacchieriamo sempre in questi pochi minuti di stacco per la pubblicità. Stavamo appunto parlando ancora una volta di cosa manca. Cosa manca in questa città? Mancano tantissime cose. Dal mio punto di vista, e me ne assumo la responsabilità, manca anche il sindaco. Si è sperato tanto, non io, che arrivasse un sindaco nuovo, un sindaco che potesse in qualche modo, senza bacchette magiche, nessuno si aspetta queste cose, queste rivoluzioni copernicane, ma quantomeno che facesse capire è cambiata dalla, come si dice, la dritta, andiamo in una direzione diversa. E parlando delle cose che mancano, no, Roberto, lei sta in un'area che è storicamente meravigliosa, una delle più antiche, pochi conoscono la storia vera del borgo Orefici. Il rilancio commerciale è legato all'urbanistica e c'è un'urbanistica che, come dire, a singhiozzo sembra migliorare, ma manca ancora qualcosa in quell'area. Cosa manca? Urbanisticamente, diciamo, con la riqualificazione urbana avuta nel 2005 è cambiato un poco. Noi speriamo di diventare zona turistica, però diciamo in questo momento è come se i turisti si scansassero a noi, anche se abbiamo una scuola con il Museo dell'Arte. La Bolla, bellissima, la Bolla, una bellissima iniziativa. Che lanciamo tanti giovani, abbiamo creato pure grandi firme vengono da voi. Sì, anche le grosse firme vengono da raccolte. Senza fare pubblicità. Senza fare pubblicità. Grossi nomi dell'industria orafa internazionale e italiana vengono a prendersi i nostri ragazzi, che siamo riusciti a formarli in modo concreto. Creiamo degli artisti, noi creiamo, non sono orafi. Però a noi ci manca un qualcosa che, come per esempio, non è che mancano un po' le iniziative, per esempio, voi veramente fate delle cose straordinarie che io ho visto con i miei occhi. Fare, non lo so, allora, noi abbiamo fatto delle exhibition, delle cose che potrebbero... Lo facciamo, abbiamo pure in programma di fare a ottobre qualcosa che poi non svelerò adesso se riusciamo. Però una chicchetta, così un'anticipazione. Vabbè, diciamo, stiamo cercando un po', ci hanno chiesto da tutta Italia di fare la fila del vintage degli orologi, dei pezzi di cambio, che io non sapevo, è un mercato che attrae tantissimo persone da tutta Italia. Se il comune ovviamente ci sarà vicino, perché ovviamente dovremo allestire gazebo per far venire, ma già mi hanno scritto più di 20 espositori da tutta Italia che vorrebbero venire a Napoli. La prova l'abbiamo fatta con il nostro orologiaio, che in un pomeriggio di sabato ha fatto venire 100 persone da tutta Italia. E allora questa chicca, se riusciamo a fare, le istituzioni ci saranno vicine, senza crearci problemi burocratici, perché il problema è sempre quello, in una zona che io definisco sempre una delle zone più sicure di Napoli, perché abbiamo un servizio di vigilanza attivo 24 ore su 24, io come dirigente di Confcommercio sono sempre presente con le forze dell'ordine. Un problema l'abbiamo, non funzionano più le telecamere pubbliche. Difatti, qua, ma non è un colpo, è colpa del, diciamo, non del comune, ma penso più che altro della prefettura in questo momento, che forse nel passato ha scelto altre zone e non la nostra, che siamo forse da quella un poco più a rischio. Quindi il monitoraggio a campione? No, hanno fatto, per esempio, il problema che mi dicevano in prefettura, che sono stato ascoltato, mi ascoltano, che problema, fanno gli impianti nuovi, ma poi non c'è manutenzione. Perché mentre il Ministero fa la pratica per la manutenzione, le telecamere non funzionano più. Ma non è solo Borgo Orefici, noi già le avevamo, è capitato in tutte le zone. Mi cadono le braccia. La sanità non funziona, Via Toledo non funzionano più, e lo posso dire, ma non è colpa, non è manco del nostro governo, è proprio a livello di Roma, che il Ministero degli Interni dovrebbe fare questi contratti di manutenzione, che non ci sta. Così mi hanno spiegato. Poi non so se siano verità o meno. Vabbè, noi ci informeremo e ci assicureremo delle cose che diciamo, anche perché abbiamo delle responsabilità poi dirette. Presidente Confapi, io lo so che lei ricopre una carica importante, però lei è un'istituzione a Napoli, lei cuore di Spogliatella. Non dico con cadenza annuale, lei mi tira fuori una novità, mi tira fuori dei record addirittura mondiali, internazionali. Cosa bolle in pentola nei vostri laboratori?
No, diciamo quello che abbiamo fatto, dai. Io voglio fare una precisazione, io sono presidente Confab del settore agroalimentare. Certo, non, certo. Allora, gli imprenditori purtroppo devi stare sempre sul pezzo e devi cercare sempre di avere una marcia in più rispetto agli altri, altrimenti sei tagliato fuori dal mercato. Certo, certo. Il mondo cammina, va avanti e se non... Il fatto di ogni tanto di avere un'iniziativa, di trovare qualche innovazione, qualcosa, tu sai che l'innovazione molte volte serve l'ossigeno per la tradizione, serve pure per mantenere viva quelle che sono le nostre tradizioni. Il mio settore è un settore che negli ultimi anni è cresciuto molto, specialmente il prodotto che io tratto era un prodotto che prima era considerato solo ed esclusivamente se uno lo doveva regalare nel momento che viaggiava, lo portava in qualsiasi ceto sociale e sicuramente aveva un riscontro di, molto gradito. Invece oggi fortunatamente il napoletano che prima si era allontanato è ritornato un'altra volta a mangiare questo dolce che è eccellente, di conseguenza questo ci fa molto piacere, come mi fa molto piacere che molti colleghi alcuni anni fa, quando ho iniziato questa ricerca di fare questa innovazione, ci sono state tante critiche. Oggi insomma sono una delle pasticcerie un po' più copiate pure dai nostri colleghi, però questo ci fa onore. Questo mi fa piacere, vuol dire che eventualmente qualcosa di buono è stato fatto. Vogliamo dire qualcosa delle genialità che ha riscoperto? Vabbè, io ricordo una sfogliata all'aragosto, ricordo male? No, noi la prima sfogliatella salata, io ho fatto catering per molti anni, la prima sfogliatella salata io la presentavo a un buffet in benvenuto, che era astice e zucchini internamente. Astice, sì, sì. Astice. Ed ebbe un era leggermente cara. Sì, un grosso successo, andava bene per la banchettistica, però poi ci rendemmo conto che per i locali dovevamo mettere un prodotto che dovesse essere ugualmente di qualità, però che era molto più accessibile. Guardate ragazzi, mi fate cadere le braccia, scusami Presidente, dove sta Cuore di Sfogliatella? Mamma mia, l'abbiamo detto già, ma... Abbiate pietà, Cuore di Sfogliatella ormai sta in via Toledo, piazza Garibaldi, corso Novara, all'interno della food hall della stazione centrale di Napoli. Fatemi domande difficili, non mi fate queste domande. Ti voglio bene lo stesso, Giacinto. Vai, vai Presidente. No, ti stavo dicendo, ho perso un po' il filo. No, stavamo parlando della banchettistica, che quella là l'assicuravamo tantissimo. No, ma sono gli amici da casa che non posso trascurare. All'epoca facemmo questa sfogliatella, poi decidemmo chiaramente di fare un prodotto ugualmente di qualità e fu la prima, dopo quell'assice zucchino, fu con le salsicce friarielle internamente. E quella è stata una poi inizialmente della più copiata, anzi io mi ricordo che avevo un articolo di un giornalista del Mattino che a suo tempo si trovava, era ospite a Corte dei Leoni in questa occasione, e mi fece un articolo che lui aveva mangiato questa sfogliatella, per lui all'epoca fu una grossa novità. E quando poi mi copiavano inizialmente io ci rimanevo male. Hai mai assaggiato qualche imitazione? No, ti debba essere sincero, non so, non ti incuriosiva io difficilmente, neanche. No, difficilmente entro in una pasticceria di un collega, difficilmente, a me non mi piace criticare gli altri colleghi. No, non come critica, come curiosità. No, anche no, ma io dico ognuno di noi siamo bravi, anzi, io sono stato nell'associazione pasticcere per molti anni, ho cercato di dare un po' della mia esperienza. Mimmo Signoria ha assaggiato tutte le tue i tuoi dolci. Grazie. Mimmo, un caro saluto anche a nome del Presidente. Comunque, ti stavo dicendo, queste all'epoca, quando iniziavano a copiarmi, quell'articolo era un motivo per chiaramente per smentire, perché molti si davano la paternità del prodotto. Non, però poi alla fine oggi non me ne frego più di tanto. Non, va benissimo. Anzi, ne sono contento che. Certo, anzi, parlate di me anche male, ma parlate di me, insomma, lo diceva anche mio zio. Dottoressa Caldoro,
Allora, c'è il vuoto di potere più pieno della storia di questa Repubblica in questo periodo. C'è un vuoto che è talmente vuoto che è zeppo. C'è da fare tanto. Io, francamente, facendo il giornalista, ho sempre un senso critico delle cose che avvengono. E lo dico io assumendomene la responsabilità. Manca qualcosa. C'è un governo, dal mio punto di vista, mai eletto, mai votato, perché un governo che ha cambiato casacca in corso d'opera, tradendo il voto degli italiani. Abbiamo avuto un partito che è stato bocciato per ben 6 volte in sede elettorale dagli italiani, che è il PD, io faccio cognomi e anche nomi, che stranamente però sta al governo, detta legge, cambia la nostra vita senza essere mai stato promosso dai cittadini. C'è tuttavia un'assenza importante, manca un'opposizione a livello nazionale, manca un'opposizione a livello regionale. Io non so neanche al comune se esista un'opposizione, mi dica lei che vive nei meandri dei palazzi. Ci illumini anche un attimo, noi abbiamo un discreto ascolto. Partiamo dal nazionale, poi andiamo sul regionale. Noi siamo qua tutto orecchie, io l'ho invitata per sentirla. Sul nazionale, hai già detto tu la prima parte, abbiamo un governo che è stato, perché la nostra è ancora una repubblica parlamentare, tra l'altro proprio Fratelli d'Italia. Siamo sicuri di questa cosa? No, non lo siamo infatti, tant'è che Fratelli d'Italia sta promuovendo una legge di iniziativa popolare, stiamo facendo la raccolta delle firme per chiedere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Un tema antico che però risolverebbe tutti i problemi, perché ricordiamo che dopo le elezioni il centrodestra aveva, e cioè perché finché c'è il PD al governo certo non passerà mai, che continua a governare senza mai essere eletto. Il problema sono anche le istituzioni vertici, cioè quelle che dovrebbero garantire, e non ho paura a fare il nome di Mattarella, perché il centrodestra aveva vinto le elezioni, ha dato l'incarico al partito di maggioranza relativa che era il Movimento 5 Stelle, che poi è riuscito a fare il primo governo con la Lega, il secondo peggio ancora con il PD, legati solamente da voglia di potere e non da voglia di risolvere i problemi a casa degli italiani. Ma come torna a un parlamentare dopo che ha fatto una cosa del genere? Come torna a casa? Cosa racconta la moglie ai figli? Ma il problema è che i parlamentari oggi non, ed è questa l'altro le segreterie vota così. Ma questo è un problema che però non ci dimentichiamo. Furono gli italiani a togliere le preferenze dopo il periodo di Tangentopoli, è stato un grande errore. I parlamentari devono essere eletti e non devono essere selezionati a Roma dalle segreterie nazionali. Dalle segreterie nazionali. Noi stiamo facendo come Fratelli d'Italia un grande lavoro, siamo l'unica forza di opposizione, perché siamo l'unico partito che è all'opposizione, parliamo questo del governo centrale. E i numeri sono quelli che sono, Fratelli d'Italia alle ultime elezioni ha preso il 6%, quindi il numero dei parlamentari è molto basso, facciamo quello che possiamo. E Fratelli d'Italia si è opposto però, a tutte le norme liberali che sono state fatte. Mi lasci un po' dire una cosa che mi sta particolarmente a cuore. La Meloni, che corrono voci ormai da tempo, che potrebbe addirittura essere il primo presidente del Consiglio di destra, donna, vabbè, chiaro, la Meloni, Giorgia, no, nel senso il primo presidente del Consiglio donna anche, di destra e donna è più forte ancora, però un sacco di annunci, però poi prende il 6%. No, ma di cosa parliamo? A livello nazionale siamo andati adesso alle amministrative, è un voto completamente diverso. Di campagna. Stiamo parlando della Campania. Avevamo lasciato il governo, no? Ma a quali elezioni ti fai riferire? Le ultime amministrative. Certo. Però l'ho detto prima, in Campania c'è un fenomeno molto particolare, c'è un voto molto controllato dal punto di vista clientelare, c'è un voto molto controllato dal punto di vista politico. Vincenzo De Luca oggi ha la regione, tutte e 5 le province, Napoli la città metropolitana e tutte e 10 le municipalità.
E ovviamente diventa molto complicato nel momento in cui c'è un'occupazione di potere totale da parte di Vincenzo De Luca, perché Manfredi altro non è che l'espressione, certo, sbiadita tra l'altro di Vincenzo De Luca. Molto in ombra. Sì, è veramente imbarazzante, io sarei imbarazzata al posto suo, perché ci sono convegni nel quale Vincenzo De Luca dice: sono io l'assessore alla cultura del, sì, comune di Napoli, davanti al sindaco di Napoli, e il sindaco di Napoli sta zitto e non dice niente. Ed è una battuta che non fa neanche la ridere. La giunta la fa, le 15 liste che aveva a supporto di Manfredi erano state coordinate da Nello Masturzi, che ci ricordiamo che fu quello che si è comprato la sentenza a favore di De Luca, poi è stato mandato via, poi è stato ripreso, ma De Luca ha determinato la giunta a Manfredi perché gliel'ha fatta lui, non solo il capo di gabinetto e il direttore generale. E continua a mettere, oggi ad esempio ha riciclato l'ex segretario regionale Leo Annunziata del PD e l'ha messa a Scabec, che io la chiamo paghi 3 e prendi 1, perché così funziona Scabec, che tutti forse non sapranno che è la società che si occupa della gestione dei beni culturali per la regione Campania. Quindi è molto difficile ovviamente fare opposizione, noi però stiamo molto crescendo, quindi il nostro obiettivo ovviamente sono le politiche, perché le politiche sono elezioni completamente diverse dalle amministrative, e quindi noi stiamo lavorando, abbiamo un bellissimo direttivo cittadino guidato, di cui io faccio parte, guidato da Sergio Rastrelli, e stiamo aggregando molto, stiamo crescendo. Figlio ovviamente del compianto governatore Antonio. Figlio di Antonio, con una grande storia politica. Fratelli d'Italia, e io ne sono l'espressione diretta, si sta allargando, perché ha allargato il campo politico, tant'è che io vengo da una tradizione, da una storia differente, e mi sono ritrovata, perché Fratelli d'Italia è l'unico partito che dall'opposizione ha combattuto contro tutte le norme illiberali, contro i ricatti fatti ai lavoratori, siamo stato l'unico partito che ha combattuto contro il Green Pass, il Super Green Pass, eccetera e quant'altro, esponendoci, siamo un partito coerente, quello che diciamo facciamo, e questo ci premia nei sondaggi. Ovvio è che le amministrative sono differenti, il nostro obiettivo sono le politiche. Se alle politiche riusciamo a raggiungere il risultato che noi speriamo, che è quello anche che ci danno i sondaggi, e allora a quel punto avremo anche la forza per poter incidere, perché oggi quando ci dicono sì, ma non riuscite a fare niente, per fare bisogna anche governare, perché se non si governa è difficile poter incidere realmente in un cambiamento. Perfetto. Alessandro, io con lei volevo tornare un attimo sulla questione energetica. L'Italia è dipendente in tutti i sensi e in tutti i modi sotto l'aspetto energetico, gas dall'Algeria, dalla Russia, stiamo vivendo adesso un momento drammatico, anche alla scelta, dal mio punto di vista, criminale di partecipare a questa guerra, vivendo a 2350 km distanti dal fronte, e quindi mettere un paese intero in una situazione bellica è un fatto gravissimo che si sta ripercuotendo sia sulle imprese, sulle aziende, ma anche sulle famiglie. Quindi noi il gas lo prendiamo da questi signori che oggi hanno deciso di fare guerra. Per quanto riguarda l'energia alternativa, quella là elettrica, l'energia nucleare la compriamo dai francesi e dagli svizzeri, non siamo stati in grado di realizzare dei rigassificatori, e come faranno le imprese italiane, in modo particolare queste meridionali, perché io la settimana scorsa, stando a Roma nei palazzi del potere, sentivo parlare di energia nucleare, realizzazione, e il nord immediatamente, Zaia in una sua uscita dice le faremo tutte al nord, quindi la Campania e il sud dovrebbe essere colonia nella colonia, e il sottosviluppo sarà poi dominante a questo punto. Sì, allora iniziamo subito col dire una cosa. Allora, a questo momento il gas comprato all'estero costa 70 centesimi al metro cubo. Il gas italiano costa 5 centesimi al metro cubo. Ecco, cioè, perché non utilizziamo il gas italiano? Allora, diciamo, in questo momento ci sono 752 pozzi di estrazione di gas nei mari italiani, che sono
per il 90% fermi, inutilizzati. Ora. Sì, 138 sono chiusi proprio. Esattamente. L'abbiamo detto in una puntata sono quasi passata. Tutti chiusi. Allora, dato il momento congiunturale così importante, sarebbero bastati pochi mesi, 2-3 mesi, 4 mesi al massimo per riattivarli e mantenere i prezzi del gas ai livelli di 6 mesi fa, un anno fa. Ma anche più bassi. Sì, sono scelte politiche come quella di destabilizzare la Libia impedendo che fosse messo in opera un gasdotto che andava dalla Libia all'Italia, passando per la Sicilia, è come quello lì di scegliere di non utilizzare un gasdotto che magari poteva passare per la Turchia. Sono delle scelte. Hanno preferito prendere quello là algerino che poi è quello là russo. Quello algerino, allora quel canale lì sostanzialmente già forniva l'Italia. Il problema di quel canale è che oggi, quando sono usciti in televisione a sbattersi le manine in petto per dimostrare che loro avevano realizzato un gran bel risultato, tutto hanno detto tranne che i signori algerini gli hanno chiesto un incremento di valore del costo esorbitante. Certo. Cioè, praticamente loro hanno fatto un ragionamento molto semplice: se i russi te lo fanno pagare 70 centesimi al metro cubo e io sono più scemo del russo, se lo vuoi me lo paghi a quei soldi, te lo faccio avere immediatamente. E il giorno dopo hanno aperto, diciamo, le mandate e stranamente tutti si sono accorti che quel gas può arrivare qua tranquillamente, insomma, senza problemi di volumi. Questo è un aspetto. L'altro aspetto riguarda il nucleare. Allora, ricadute pazzesche sugli imprenditori. Sì, sono ricadute pazzesche. Se poi pensiamo, si parla di anche 400.000 aziende che chiuderanno, esatto, entro il 2024. Se poi pensiamo, sapete, oltre questo? A questo, che dall'altra parte, no, da una mano aumenta tutto, dall'altra parte ci sono stati dei bilanci record fatti dall'ENI e un bilancio record fatto dalla stessa Enel, che erano secoli che non realizzava un bilancio con un attivo di 1.500 milioni di euro. Da una 21 miliardi di avanzo di bilancio che ha realizzato, sì, l'ENI. Sono delle cose turche, quando i cittadini poi debbono avere quattro spiccioli in forma di bonus ogni tanto a modi. E io su questo ti volevo portare. Allora, ci sta questo PNRR che io detesto, però c'è, e non si capisce questi soldini chi li stia gestendo, dove stiano andando. Io qualcosa ho sentito, qualcosa ho letto, e qua si parla di piccole mazzette proprio. Sì, allora, intanto ci sta tutta una situazione, diciamo, c'è un'affermazione sconvolgente, sì, di Zaia, che di andrebbe Zaia veramente estradato. Ho sentito Lupi 2 giorni fa dire su Radio Radicale: ok, adesso arriva questo PNRR, ma la gente non ha capito, anche perché non gli è stato detto chiaramente, che questi sono soldi a prestito che bisogna restituire. Che pagheremo con degli interessi altissimi. Non li pagheremo noi. Il problema è che, ma manco loro, perché cominceranno nel 2058. Cioè, praticamente, oggi si spendono, si mangiano, si realizza, magari anche i figli vedranno un po' di benefici, dopodiché i nipoti, i figli dei figli dovranno mettere mano alla tasca e restituire questa quantità enorme di soldi. Questo è, diciamo, l'altro però aspetto. Però c'è il piano di garanzia che ti è sfuggito. Cosa l'Italia, io ricordo Conte che andava a parlare con la cancelliera, sì, tedesca, e tornava con toni trionfalistici: io porterò i miliardi, sì, in Italia, però non ci aveva detto che a garanzia di quei miliardi c'erano le proprietà private, sì, dei cittadini, oltre aeroporti, un po' la Grecia, insomma, aeroporti e monumenti nazionali. Quindi sarà toccata la proprietà privata ove mai gli italiani, sì, non dovessero riuscire a onorare il debito. Sergio, purtroppo finirà così per un motivo. Però non lo dice nessuno, dobbiamo dirlo. C'è un dato che noi possiamo, piccola emittente regionale, queste cose. C'è un dato che noi possiamo dire, no? Dopo 18 anni di moneta dell'euro, ok, sono cominciati a circolare i primi studi seri fatti da una società economica tedesca, sono stati validati dalla JP Morgan di Manhattan, quindi non da un privato cittadino e nemmeno da giornalisti. In 18 anni di moneta dell'euro, che cosa è successo? Che praticamente un qualunque cittadino tedesco di qualunque età, dopo 18 anni, si è trovato in tasca 23.000 euro netti in più. Addirittura i greci
si sono trovati con 190 euro in più, nonostante tutti i disastri. Da quanti anni? 18 anni. Busta paga dei lavoratori italiani sì, non è, tanti, è dal 90, è dal 2000 praticamente che andiamo. Sono 28 così. Anni. Allora andiamo un po' prima dell'euro, però diciamo il dato fondamentale dell'euro è il seguente. Ad oggi, dopo 18 anni, ogni cittadino italiano di qualunque età, purché vivo, ci ha rimesso 73.000 euro. Ogni cittadino italiano, e i francesi ci hanno rimesso 23.000 euro. Questi sono i primi conti della serva, per cui se in 18 anni è successo questo e se il trend è questo qui, tra 10-15 anni ci sarà una cifra pazzesca da restituire. Noi siamo ai titoli di coda, io sì. Non ti voglio interrompere ti chiudo perché in due minuti la questione del nucleare. Delle cose veramente molto importanti. Allora, proprio al volo, ci vogliono 20 anni medi per cominciare a costruire, da quando si comincia a costruire una centrale nucleare occorrono 20 anni, con le tecnologie, le normative di legge europee 20. In Cina ne impiegano 10 senza nessun tipo di controllo. Okay? Quindi diciamo che se domani mattina il governo decidesse, impazzisce e decide di spendere 4 miliardi di euro, 8 miliardi di euro per costruire una sola centrale nucleare di piccolo taglio, quella centrale funzionerà tra 20 anni. Allora la domanda sono è: ma di che programma? Parliamo? Ti do una bella sì, notizia. Tre in programma, ma non... Allora, poi c'è un altro problema: ogni centrale nucleare diciamo di media taglia consuma dai 20 ai 30.000 litri di acqua al minuto, consuma, cioè non è che viene recuperata, no, lei consuma. No, quelle acque che poi in Francia hanno il problema che le stanno rallentando e cercano fonti d'acqua da altri posti, in particolare dal sud Italia che ce l'ha, attraverso il sistema delle autostrade per l'acqua. Loro vorrebbero intercettarle sulla base dei debiti che ha l'Italia e eventualmente portare l'acqua da loro. Loro hanno molta acqua, il problema è o la bevono o fanno funzionare le centrali nucleari. Per far funzionare le centrali nucleari vogliono acqua da terzi. Niente ragazzi, allora noi abbiamo buttato un pochino sul tavolo una serie di problemi che sembrano all'orecchio un po' più meno attento, ecco, diciamo sconnesse fra loro. Invece sono molto collegate perché abbiamo parlato di economia territoriale, abbiamo parlato di impresa, abbiamo parlato di politica legata alle problematiche che stiamo affrontando. Abbiamo fatto anche analisi con l'amico e collega Alessandro Citarella. Come stavo dicendo prima, noi siamo veramente ai titoli di coda. Proprio un telegramma positivo, abbiate pietà di me. Tu per il tuo settore, tu per il tuo. Io non vorrei essere al tuo posto e tu farai la chiosa. Prego. Allora, spero che il nostro settore ritorni a rivivere il vecchio splendore, perché nel nostro settore investire nel nostro settore è tesaurizzare i propri risparmi. Presidente. No, io spero solo che la cultura degli imprenditori del sud possa progredire, perché molte volte, nonostante ciò, sono cresciute tante aziende, ma spesso chi li gestisce rimane ancora con le vecchie mentalità. Però i nostri imprenditori quando vanno fuori sono delle menti allora, straordinarie. Allora tu devi sapere, qua è chi si forma nel sud, è un po' la Bocconi chiaramente, ha tante caratteristiche, forse quelli là del nord sono un po' più schemati, però loro fanno sistema, noi facciamo fatica a fare queste, questo ci penalizza molto. Quindi dobbiamo imparare a fare sistema. Caldoro. Le tocca sinteticamente. Beh, che deve fare la politica per farci stare meglio, per farci sorridere un po'? Beh, la politica deve fare, la politica è tutto, è qualsiasi cosa è politica, quindi l'invito che io faccio sempre è quello, poiché della politica non si può fare a meno, cerchiamo di avere una buona politica, quindi gli cittadini votano i politici. Io di certa politica farei volentieri a meno, glielo dico capito, molto ma la politica è tutto, anche questa trasmissione. Anche di certa stampa, Citarella. Ma anche questa trasmissione è tutto politica, qualsiasi cosa è mossa dalla politica. Della politica non si può fare a meno, il sentimento di antipolitica ci ha visto dove ci ha portato. Quindi io l'invito che faccio agli elettori, informatevi, scegliete il partito che più, nel quale più vi rispecchiate, soprattutto nel partito più coerente, quello che dice e che fa. Ovviamente il mio augurio è che il nostro lavoro... Non faccio pubblicità politica. No, sono una donna, mi auguro.
un presidente donna. Donna. Alessandro, la stampa in questi ultimi 24 mesi ha dato il peggio di sé. Un augurio per una stampa un po' più coerente, un po' più libera. Sì, siamo al 78esimo posto per libertà di stampa, crollati dal 41esimo al 78esimo, vergognoso a livello mondiale. Sì, mi auguro anche io questo, mi auguro che si passi velocemente dai fogli di carta all'online, perché veramente, come dire, mi sembra che si insista più su una speculazione per avere fondi dallo Stato pubblici piuttosto stanno che stanno preparando una legge per l'online, ti tranquillizzo subito. Ecco, già si sono preparati. Insomma, vabbè, io ringrazio i miei ospiti per aver accettato il nostro invito, ringrazio il presidente De Laurentiis, il presidente Ferrieri, la nostra dirigente politica Alessandra Caldoro, il collega ed amico Alessandro Citarella. Ringrazio tutti quanti voi che avete avuto la bontà e soprattutto la pazienza di seguirci e di ascoltarci. Noi saremo venerdì prossimo, Dio permettendo, però la settimana prossima, poiché c'è stato lo switch della nuova televisione, la nuova tecnologia, so che siete tutti quanti informati, saremo sul canale 177 e ci vedrete in una maniera spettacolare, perché sono veramente nuove tecnologie. Evviva TLA, evviva Punti di Vista, noi ci vediamo venerdì, stessa rete, canale 177, non più 93, a venerdì prossimo, Ale. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico.
L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714.